50 Spagon. Com'è che gli hanno detto una volta al Festival Bar che si è pure incazzato? Vespa 50, anche se dovremmo chiamarlo 50 Special, perché è bello farsi un giro con le ali. Beh, io direi con delle ali molto cazzute, bisogna dire, eh. Non sono sotto i piedi, ma sono proprio attaccate alla schiena, belle pesanti, eh. Il 4000 del Drago Cosmo, massimo occhi blu, baluardo incredibile, blasone assolutamente dionisiaco del Drago Bianco, occhi blu, uno dei mazzi più belli, uno dei mazzi più fighi ancora oggi, veramente superbi per tutte le persone che vogliono tornare a giocare a Yu-Gi-Oh! Proprio con quel mazzo che tu dici, mi faccio quel mazzo perché devo farmelo, perché è destino che io me lo faccia. Il mazzo con cui ti togli il pensiero, perché ti fai quel mazzo e stai bene per tutta la vita. Ecco, questo è proprio il Drago Bianco occhi blu. Ci fa molto piacere rilevare come tantissime persone abbiano abbracciato il nostro servizio proprio per questo mazzo, perché è bello, è giusto così, è figo. E oggi andiamo a vedere un po' come lo andiamo a giocare, come alla fine ci abbiamo sempre giocato, come ci divertiamo, ecco, perché alla fine questo è. Allora signori, che cosa ho fatto? Un baratto, mi ha dato a cimitare un mostro di livello 8, quindi Drago Bianco alternativo. Poi ho utilizzato la signorina arte avanzata del rituale, ho bersagliato il mostro rituale nella mia mano, mi ha dato al cimitero direttamente dal deck un mostro normale che è il Drago Bianco occhi blu. E quindi entra il Drago Cosmo massimo occhi blu, eccolo qui ragazzi. Non può essere bersagliato o distrutto dagli effetti delle carte dell'avversario. Insomma, questa è una cosa abbastanza carina e interessante. Poi, quando attacca un mostro in difesa, infligge danno perforante doppio. Quindi, se attaccasse lui in difesa, 8000 dirette all'avversario. Ciao e buonanotte ai suonatori. Se ne va con le pive nel sacco. Ah, poi mi sono dimenticato. Specchio del drago, benissimo. Effetto, possiamo fusionare utilizzando mostri direttamente dal cimitero. E noi nel cimitero ci mandiamo molto facilmente i draghi bianchi. Benissimo, ne distruggo due. E posso evocare il drago esplosione gemello occhi blu. Può attaccare due volte, non può essere distrutto in battaglia. E quando attacca un mostro, quando lo distrugge, lo banna direttamente senza bersagliare. E siamo a casa. Sì, si sente veramente il sapore di casa quando agguantiamo questo mazzo, quando altre persone lo agguantano ovviamente. Quindi che cosa facciamo? Attacchiamo, se non si capisce niente, si capisce solo che l'avversario è a 2300, in tutto, quasi otticappato. L'avversario mette coperto in difesa, benissimo, penso che lo faccia apposta, perché poi ecco, all'avversario non rimane che far questo, non rimane che andare in bocca direttamente a quest'orca assassina, perché nel momento in cui, cioè, lui non può essere distrutto, c'ha 4000, è un bestione, non può far nulla. Lui, tra l'altro, metti caso l'avversario dovesse mettere quel Burren Sword di turno, ma così, ne dico uno, giusto così per dire, lui banna direttamente. Fai bene ad arrenderti, fai bene solamente ad arrenderti, anche perché, se non l'abbiamo visto, 7600. Aspettate, io devo un attimo, mi devo... Che? Cosa? No, lasciami sta un secondo, no, io qua veramente... Il drago bianco, ragazzi, è sempre questo, signori. Il drago bianco è casa. È come quella ragazza che non riesce a dimenticare. È come quella che magari sta anche con altre persone, ne cambia uno al giorno. Proprio quando ci vai, veramente stai sempre a casa. Anche solo che te ci prendi un aperitivo. Ed è questo il drago bianco occhi blu. Io nei tornei non lo utilizziamo neanche più troppo, bisogna dire. Ce l'abbiamo lì per certi tornei, per certi meta. È veramente incredibile. Io utilizzo Antometa perché è un po' il mazzo, un po' il mio figlioccio, ragazzi. Ammetto di essere un po', diciamo, un po' figlio di buona donna sotto questo punto di vista. Però il Drago Bianco Occhi Blu, ragazzi, come si vede, insomma, ci sono i video. Ci sono tornei che abbiamo fatto con il mazzo, ci sono video in cui abbiamo spiegato il mazzo. Veramente roba incredibile. Ovviamente, ecco, noi, se ancora non ci conoscevi, noi siamo il canale di Yu-Gi-Oh! Italiano, che assieme a tanti altri permette a tutte le persone di tornare a giocare in questo bellissimo mondo. Se vuoi possiamo anche fornirti tutti i deck e tutte le carte che vuoi. Suona bene, eh? È una cosa che suona bene, insomma, solamente che si dice, eh? Ok, sì, è benissimo. E noi possiamo mandarti direttamente tutto quello che vuoi a casa tua. Basta semplicemente guardare sotto in descrizione e contattarci su tutte le piattaforme che vuoi. Siamo praticamente dappertutto, TikTok, Facebook, Telegram, Instagram, dappertutto, signori. Vi risponde prima l'IA, la nostra intelligenza artificiale, per rendersi, per filtrare i perditempo, quelle cose che purtroppo ci sono, e poi vi risponde il nostro assistente reale. Insomma, poi ne parlerete con i miei addetti, insomma, signori. Comunque, se ti interessano mazzi o deck, noi ci siamo e abbiamo praticamente qualsiasi cosa vuoi. Ma io vorrei un'altra partita, ragazzi. Io voglio rifarmi un'altra partita, perché non è un mazzo che possiamo lasciare, non puoi fare con la spacca. È un mazzo che dobbiamo, bisogna vivere
vivere in tutte le sue... E stiamo facendo delle partite così, ragazzi, ve lo prometto, sono le partite migliori, perché di solito quando si gioca senza pensieri ci si diverte. E allora, andiamo a vedere di nuovo il mitico Blue Eyes White Dragon, come va a comandare sul terreno. Or dunque, allora, iniziamo per primi, drago bianco alternativo, arte avanzata del rituale, ancora tra l'altro abbiamo la polimerizzazione della mano, veramente incredibile, entra di nuovo il drago cost massimo, poi end phase, ci basta questo, bestione da 3000, carro armato da 4000, ed è fatta, signori, veramente incredibile, non c'è... Siamo contro un Adamancipator, quindi non che non si venga a dire, no, per tutti gli hater, che no, ma tu giochi contro i mazzi di Naruto, no! Arrivano tutti sul terreno, bla bla bla, cioè, manca a far così, però, cioè, io ho capito che mi sono voluto mettere in difficoltà, però fino a sto punto, signori, entra Draghite, sì, dissotterra Adamancipator, un mazzo molto bello perché evoca specialmente, andando a dissotterrare dei mostri, vedete, ha dissotterrato, dissotterra ben 5, poi aggiunge la mano, entra un ultimo, insomma, tantissima roba. Allora, guardiamo la situazione, ragazzi, lui ha messo sul terreno dei mostri anche... per di più molto molto forti, cioè da tutte le angolazioni possiamo andarli a vedere, sono molto molto forti, verissimo, giustissimo, però non hanno osato attaccare, perché i nostri mostri comunque ce l'hanno più grosso, quindi signori, vedete, anche solo a livello simbolico, vedete, l'avversario, questo è un mazzo che sulla carta è molto più forte da Mancipedor, tra l'altro molto più recente, uscito con Cecil nel 2020 ad aprile. Io non parlo, ragazzi, io non parlo, ma agisco, che è quello, insomma, che ha sempre contraddistinto la nostra azione. Peschiamo il drago nebulosa, veramente bellissimo. E allora, effetto dell'alternativo. Questa carta può distruggere un mostro sul terreno a patto che non attacchi durante il turno. Molto bene. Drago nebulosa, questo è un mostro veramente stupendo, perché puoi rivelare un mostro di livello 8 in mano, il drago bianco, ed evochi specialmente entrambi, annullandone gli effetti, certo, ma tu poi li utilizzi magari o per delle fusioni, o per degli XYZ, eccetera, eccetera. E infatti, drago fotonico primordiale, sopra ci facciamo armatura completa, questo è un package veramente bellissimo, perché il fotonico comunque primordiale c'ha 4000, può raddoppiare l'attacco, insomma, tanta bella roba, ma tu sopra ci fai soprattutto armatura completa, perché effetto, stacchi un materiale, distruggi un mostro sul terreno, poi sopra ci fai il Blade, Cypher Drago Lama, occhi galattici, con l'effetto stacchi un materiale, distruggi un'altra carta sul terreno, vedi, in un'azione continua di destrutturazione del terreno avversario, tu vai ad agire in modo che poi i life points dell'avversario siano un facile boccone per te. A questo punto non rimane che ovviamente passare alle cose formali. Attacchiamo un bel 5700 in faccia. Poi è bello il mazzo perché da poco tempo all'avversario, se l'avversario non riesce a far fronte in qualche modo, o ce la fai per il rotto della cuffia, oppure non fai più nulla, perché poi i draghi si accumulano sul terreno e poi comunque vedi esplosione gemello, attacchi, insomma è finita, a volte è meglio non mettere mostri, come ha fatto il tizio a inizio partita, insomma, mettere un mostro in difesa, così bene o male attacca il drago cost massimo e poi è finita. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, il mazzo veramente è sempre stato bellissimo, il mazzo mi è sempre piaciuto, il mazzo è veramente uno di quei mazzi che emoziona, che ti dà veramente tantissime, santissime emozioni. Io non ho bisogno di parlarne, ci sono video proprio e molti a testimoniare l'egregia portata di questo mazzo. Io voglio solo testimoniarti quanto sia veramente rilassato, perché poi sono mazzi belli perché ti rilassano, ci giochi, poi... sono mazzi che in qualche modo poi ti entrano nel sangue, ti entrano nelle dita, quindi non hai nessun problema anche per formare le mosse. È bello, veramente, vincere senza neanche accorgersene, insomma, è la cosa più bella, ma è tra l'altro ciò che ci ha sempre contraddistinto. Se vuoi entrare anche tu nel club, beh, procediamo. Noi possiamo fornirti tutte le carte e tutti i deck che vuoi. Lo ripeto sempre, signori, lo so, quindi penso che tutto il mondo lo sappia, lo so che ci sono i nuovi a cui bisogna dirlo, insomma, però veramente mi diranno tutti... tutte le cose, i miei segretari, guardate sotto in descrizione, contattateci in tutte le piattaforme che volete, abbiamo anche TikTok, ragazzi, quindi veramente siamo veramente dappertutto, tu ci devi solo dire il mazzo che vuoi, il deck che vuoi, i mostri che vuoi, noi ti mandiamo tutto. Il nostro è un servizio di lusso, quindi ovviamente scriveteci se siete persone di lusso, noi, anche perché c'è l'assistente digitale che è molto molto sensibile ai vari perditempo, alle persone confuse. Noi siamo sempre stati per il... abbiamo molte richieste al giorno, quindi ci servono persone che sappiano quello che stanno facendo, sappiano il mazzo che vogliono,
perché ovviamente è anche un qualcosa di molto curato. Poi entrate anche nel gruppo dei campioni over, in cui avete il vostro allenatore che vi segue passo passo, non solo per la spedizione del mazzo, ma anche per tutte le strategie, tutte le tattiche che volete. Insomma, è un servizio di alto livello che si rivolge a persone di alto livello. E che cosa stai aspettando allora? Vai sotto in descrizione e prendi subito il mazzo che hai sempre voluto. Sì, che è emozionante in qualche modo. Cioè, io sono contento per voi, poi, signori, perché io penso a tutti i giocatori che riprendono il mazzo che hanno sempre voluto, veramente. Perché rivivo un po' le sensazioni che ho avuto io quando ho ripreso in mano per la prima volta quelle cavolo di carte che avevo sempre voluto quando ero piccolo. Quindi, ragazzi, che dire? Ma ovviamente, iscriviti, clicca sulla campanellina, condividi il video con tutti i tuoi amici e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, come sempre. Stay over, stay over, stay sempre, ovviamente, oltre.